Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis. Oggi video molto breve in realtà, perché come al solito vi vengo a commentare le news che abbiamo all'interno del gioco e oggi più nello specifico dobbiamo parlare del nuovo Ranking Dungeon Event. Nuovo Ranking Dungeon Event che è già stato praticamente inserito all'interno delle notizie. Come potete vedere abbiamo già le informazioni, erano state data mainate in realtà qualche giorno fa e fondamentalmente non ne ho parlato perché ero sicuro avrebbero messo la notizia da qui a breve, quindi sarebbe stato inutile fare due video, preferisco ovviamente farne uno solo in modo tale da potervi già raccontare praticamente tutto quello che è stato già anche raccontato e soprattutto scritto nel data mining. Quindi diciamo che fondamentalmente la situazione è già nota praticamente ormai a tutti i giocatori. Infatti abbiamo praticamente il Ranking Dungeon che sarà in questo caso che si svolgerà in questo caso all'interno della struttura della Shinra, quindi all'interno della Shinra Building, e abbiamo praticamente delle novità o comunque sì, abbiamo delle informazioni che per l'appunto possono aiutarci per quanto riguarda il completamento di questo dungeon. Quindi come al solito dobbiamo affrontare il dungeon e cercare di effettuare un punteggio più alto dei nostri avversari, ovviamente all'interno delle sezioni in cui verremo inseriti. E ovviamente saremo praticamente classificati, quindi saremo rankati in modo randomico insieme ad altri giocatori che praticamente hanno avuto uno score simile nei precedenti ranking dungeon. Quindi se vi siete classificati bene nei ranking dungeon scorsi sicuramente sarete in un bel girone particolare, come è successo a me la volta scorsa, che avendo completato in top 100 il primo ranking dungeon sono finito in un gruppo un po' particolare dove, nonostante i miei punteggi che erano più o meno buoni, non sono riuscito neanche ad entrare praticamente nella top 100. Però ovviamente ci sta, questo è il gioco, quindi noi accettiamo anche questo. Per quanto riguarda la strategia, per quanto riguarda ovviamente anche il Ranking Dungeon, ci viene consigliato vivamente di utilizzare personaggi che possano utilizzare o che possano effettuare danni di tipo acqua, che saranno particolarmente efficaci contro alcuni nemici, e poi anche armi o comunque attacchi non elementali contro alcuni nemici. Diciamo che il non elementale non mi fa impazzire, se devo essere sincero, mentre invece per quanto riguarda il danno acqua fondamentalmente non mi sento così impaurito. Ho l'arma di Zac, ho Zac e Cloud che riescono comunque a fare degli ottimi danni per quanto riguarda l'acqua. Vedremo un pochettino il non elementale cosa riesco ad inventarmi e poi decideremo la nostra strategia. Ovviamente dovremo raggiungere dei punteggi più o meno alti per ricevere le ricompense di base e poi successivamente il 6 dicembre, come c'era scritto praticamente qui, perché ovviamente 5 dicembre 6 PM da noi sarà 6 dicembre, come al solito avremo i risultati per quanto riguarda questo Ranking Dungeon. Ovviamente non differisce rispetto agli altri, quindi avremo la possibilità comunque di poter migliorare i nostri punteggi in modo illimitato. Non consumeremo tessere Shinra per entrare all'interno del Ranking Dungeon. Ci saranno le tre difficoltà: Normal, Hard e Very Hard. Quindi al solito sappiamo già come funziona, ma ovviamente ne parleremo poi in live, ne discuteremo in live e sicuramente cercheremo anche e soprattutto cercherò io stesso di darvi dei suggerimenti o comunque proporvi delle strategie per riuscire in un modo o nell'altro a migliorare o comunque fare un punteggio più che decente per potervi classificare almeno il più in alto possibile.
Detto questo, non ci sono altre novità che dobbiamo discutere. È finito praticamente il Ramu, quindi se l'avete farmato bene, se non l'avete farmato, rip. Peccato che qui non ci sia la summon di Leviathan, sarebbe stata figa avere appunto la summon acqua con ranking dungeon elementale acqua, comunque sia avere qualche aiuto anche dalle summon, però diciamo che lo accettiamo e ci teniamo quello che il gioco ci dà. Detto ciò, io vi auguro già da adesso buona fortuna per il vostro, per la vostra scalata verso le prime posizioni della classifica. Noi ci becchiamo come sempre in live per discutere insieme del gioco, strategie, team e tutto quello che è possibile e immaginabile. Io vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!